delibera del Consiglio dei Ministri al provvedimento sulla revisione dei distretti giudiziari. Il governo dà così attuazione alla delega conferita con la legge per la stabilizzazione finanziaria e la razionalizzazione della spesa del 2011 presentata dal precedente esecutivo. Il testo definitivo prevede che i tribunali soppressi siano 31 anziché 37 e che le procure cancellate siano 31 invece che 38. L'intervento di soppressione riguarda anche 667 uffici di giudici di pace. Contro la mafia il governo non arretra, ha voluto ribadire il ministro della giustizia Severino. Il governo ha poi dato il via libera alla cosiddetta Golden Share, ovvero la norma per proteggere le aziende strategiche italiane da scalate straniere. La norma rende in particolare possibile l'applicazione dei poteri speciali delegati al Presidente del Consiglio per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionali. Da parte del Presidente della stampa parlamentare. Allora, io pregherei però l'autrice di spiegarlo, perché ce lo ha spiegato prima ed è simpatica. Prego. Salve innanzitutto per lei. È iniziato tutto con questa farfalla molto particolare dell'Etna, che appunto si chiama Aurora dell'Etna, ed è molto bella perché richiama i colori dell'Aurora, e sono stata molto colpita ed ecco, ha realizzato questo ventaglio con un'acqua forte sul rame ed è penso evidente il peso anche della tradizione, no? A partire da Morandi, Viviani, Guidino e Ferroni. Scusate se posso. La presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare procederà ora alla consegna del ventaglio 2012 al presidente del Senato. Il ventaglio è stato realizzato da Monica Pirone, romana, diplomata in scenografia presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Avanti.